Talento puro, guida pulita. Da Roma, ecco a voi, Max Biaggi. Un simbolo del motociclismo, un campione di razza. In 250 è un cannibale, in classe regina, deve piegarsi a Valentino. Polemiche e litigi, Max è un pilota che divide. Amato da molti, odiato da chi vede solo in Rossi il talento. Una rivalità che ha fatto la storia del mondiale. Ma chi è davvero Max Biaggi? Da Pony Express a campione del mondo. Questa è la favola di Max Biaggi, iniziata quasi per caso in una domenica d'estate a Vallelunga, alle porte di Roma. Una favola che ancora continua sulle piste di tutto il mondo. Ma prima delle due ruote, nella testa di Max c'è il pallone. La mia passione con la quale sono cresciuto è stato sempre il calcio, ma non perché fossi dotato, ma perché credo che sia poi lo sport nazionale più importante al mondo. Allora in famiglia mio papà è stato un allenatore di calcio, allora c'è un po', come dire, no? È un po' l'esempio sotto il naso, i miei cugini giocavano a calcio, erano anche bravini, allora io ho iniziato così. La folgorazione, la voglia di misurarsi in pista, il veto posto dal padre, il lavoro nel traffico di Roma la sera col motorino a consegnare pacchi e buste per mettere da parte i soldi per tuta e casco. Mi sono lasciato convincere da un mio amico che era molto appassionato di moto e viveva, diciamo, molto per la moto, e da quel giorno è cambiato qualcosa in me. Il debutto a Magione a 18 anni nella Sport Production 125, con il padre Pietro, deciso ad infilarsi la tuta da meccanico pur di non perderlo di vista. Le cadute all'esordio non placano l'entusiasmo di un pilota arrivato alla pista e alle gare in ritardo rispetto a molti suoi futuri avversari, ma Max ha dalla sua un talento enorme. Ho iniziato nel campionato Sport Production, che è un campionato con delle moto di produzione, classe 125, che era la moto che avevo acquistato perché era quella così che mi piaceva. È il più semplice, diciamo, il primo passo per poter iniziare, poi andare sulle categorie più importanti e via via arrivare alle categorie quelle che contano. Subito arrivano i primi successi e dopo il titolo europeo il sogno si realizza, il moto mondiale. Poteva succedere tutto quanto molto prima se non fossi stato per il militare e per una punizione. In quel momento correvo nel campionato europeo nella classe 250 con il Team Italia, dunque con la federazione italiana. E niente, mancavano credo 3 o 4 prove alla fine del campionato e c'è stato un battibecco un po' che succede anche tra ragazzi in caserma. Io sono stato punito, mi sembra che era un 20 giorni o un mese, non mi hanno fatto più uscire dalla caserma per un mese. E io ho saltato 1 o 2 gare di campionato europeo, però la fortuna è che ero talmente in vantaggio in classifica rispetto al secondo che quel campionato, pur saltando quelle 2 prove, sono riuscito a vincerlo. Si parte. Nel 1992 Max viene ingaggiato nel team Valesi a fianco di Pierfrancesco Chili. La moto è un'Aprilia. Tutti pronti? Andiamo dalla pole position. Luca Cadalora, leader del mondiale e campione del mondo in carica. Partiti alla sinistra, è partito bene Reggiani col 13. Il gruppo si apre per affrontare la San Donato. Nelle prime posizioni c'è Biaggi. Era tutto nuovo per me, dunque già il dover prendere l'aereo e andare in Giappone, in Malesia, già per me era una novità pazzesca, e pieno di entusiasmo e pieno di voglia di fare. Davanti a tutti adesso Cadalora, Chili, Biaggi col numero 29, Reggiani, 4 italiani al Mugello, Biaggi su Chili, Romano è primo adesso. Mi è stato messo in condizione di far bene ed ero il nuovo, no? Il nuovo che avanzava. Biaggi è arrivato nel campionato del mondo nel 1992, al contrario di tanti non ha cominciato giovanissimo e ha esordito già con una moto molto competitiva nel 1992.
sono subito polemiche e scintille. Ultimo giro al Mugello. La battaglia a 4 penalizza proprio Chili, che cade mentre Biaggi prova a passarlo all'interno. Ultimo passaggio sul traguardo con Reggiani davanti alla San Donato all'esterno, Cadalora, ma Biaggi completamente sulla sinistra. Prova a infilare all'esterno, Cadalora non ci riesce, anzi un po' tardato, si rinfila Reggiani. Poi c'è Franchi, Chili, il romano in questo momento, Biaggi in quarta posizione, allarga per impostare e va a toccare Franchi Chili, che rotola nella ghiaia di 4 italiani, sono rimasti in 3. Attenzione, Cadalora prende un po' di vantaggio su Loris Reggiani e Max Biaggi è un poco più attardato, prova a mettere nel mirino Reggiani e Cadalora, rivali di sempre, giù per la Casanova e poi la Savelli, mentre Chili abbandona la pista imbufalito perché il contatto col ragazzino romano evidentemente gli ha lasciato qualcosa di più che l'amaro in bocca. Vince Luca Cadalora davanti a Loris Reggiani e Biaggi è terzo. Per Biaggi è il primo podio. Sai, è il tuo primo anno, il Gran Premio d'Italia, vuoi cercare di arrivare il più possibile, gli errori si possono anche fare. Però in quel momento mi sono toccato con lui purtroppo è scivolato e da quel momento credo che non sono stato più il suo migliore amico. La prima vittoria non si fa attendere molto e giunge puntuale nell'ultima gara della stagione a Chialani. Biaggi adesso in terza posizione, oggi Biaggi è carico come una sveglia, ritmo impressionante, sembra anche superiore ai primi due, li sta raggiungendo, attenzione. Biaggi parte dalla seconda fila, ma non ci mette molto a portarsi alla ruota di Cadalora. Secondo Biaggi in seconda posizione adesso, si sta bevendo tutti con una facilità impressionante, davanti a tutti adesso campione del mondo Luca Cadalora, futuro compagno di Reini Yamaha, adesso Max è davvero vicino, guardate, si fanno sotto anche Romboni e Reggiani, e buono in quarta posizione, risale anche Chini in quinta, tutto da decidere ancora. Sorpasso deciso e poi nessuno è più in grado di tenere il passo del romano. Dentro Biaggi in prima posizione, sorpasso pulito su Cadalora che ora deve guardarsi le spalle perché c'è un gran gruppetto dietro. L'ultimo giro è trionfale. Inizia l'ultimo giro? Non è finita, oh Biaggi, avanti ancora. Voltati e vedi il vuoto dietro di te. Prima stagione moto mondiale, al Mugello il primo podio e adesso qui a Chialami. Parla italiano, ma di brutto anche questa gara della 2.5, tutti in fila, uno dopo l'altro, a chiudere questa stagione. Ultima curva per Max, che si prende anche un bel rischio, a gas spalancato, va a tagliare il traguardo. Biaggi dimostra di poter battere chiunque. Nel mondiale è quinto. In quell'anno lui vinse a Chialami la sua prima prova di campionato del mondo e devo dire che fu un ingresso fatto con grande personalità, alla Max Biaggi. Ricordo che ho vinto con abbastanza distacco e che l'ultimo giro ho avuto anche un momento così di euforia un po' troppo accentuata e ho messo la ruota posteriore nella sabbia rischiando un po'. Però era talmente tanta la gioia che non mi sembrava vero. E oggi rivedendo quella foto del podio mi sembra la foto di un bambino che è salito sul podio e si è arrampicato sul podio per alzare così il trofeo del vincitore. L'ex Pony Express diventa un pezzo pregiato sul mercato. Lo vuole Herve Kanemoto per sostituire sulla Honda niente meno che il campione del mondo, Luca Cadalora. I protagonisti della stagione, però, sono Arada e Capirossi, che si contendono il titolo sino all'ultima entusiasmante prova di Yarama.
stato un anno veramente duro, 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 duro. Il problema è stato che proprio in quegli anni ero l'unica Honda con le gomme Michelin, tutti avevano le Dunlop. E le Michelin in quella situazione, cioè in quella categoria, dopo Cadalora non andavano così bene come le Dunlop. Ho sofferto molto questo passaggio dall'Op Michelin, e pur vincendo una gara e facendo dei podi, ma non era quello che cercavo, che mi aspettavo. Comunque è stata una stagione di transizione. Per il romano, l'unica soddisfazione è la vittoria di Barcellona. Nel 1994 Biaggi decide di tornare in Aprilia e diventa il Corsaro Nero. Già a fine 93, quando andammo a provare l'Aprilia in Malesia, trovai la moto che era una moto che era usata prima, mi sembra, da Ruggià e da Reggiani. E abbiamo solo cambiato il numero, siamo andati a fare il test a novembre e subito andammo sotto record della pista, facemmo dei risultati grandiosi nei test. Fu di nuovo amore, entusiasmo, era un'alchimia perfetta, proprio perché mi trovavo meglio con le gomme Dunlop, che secondo me, e poi anche secondo tutti negli anni, sono state le gomme migliori in quella categoria lì. Chi ben comincia. In Australia si parte con il botto. È stato bellissimo perché in Australia lottavo per la vittoria con Capirossi. Mi ricordo come se fosse ieri che c'era una curva a sinistra, un tornante dove rivedendo la cassetta in televisione lo speaker diceva ma Biaggi va sempre largo, sì, questa curva la fa sempre larga, gira larga, invece Capirossi sempre stretto. L'ultimo giro invece, proprio in quella curva lì, non ho sbagliato, ho fatto una traiettoria diversa, solo l'ultimo giro. Mi hanno dato del pollo, ma piace un pollo, ha sbagliato ancora, Invece proprio lì io ho costruito la mia vittoria. Al Mugello manca poco per gioire con amici e parenti, ma non tutto finisce come previsto. No,
Max vede il titolo dal cupolino. La vittoria è quasi ad un passo, ma prima bisogna battere il giapponese Okada. Era l'ultima gara del campionato, ci giocavamo il mondiale con Okada che correva per la Honda. Okada e con il team, che era il team Kanemoto, spingevano forte, anche se avevano a disposizione una Honda molto a posto, ma io sentivo un po' di pressione. A Barcellona il nipponico parte bene, ma il corsaro non ha dubbi. Questa è la sua gara. L'ultimo giro, quando ormai avevo distaccato gli altri, mi sono lasciato andare a una bella impennata alla curva sinistra, ancora me la ricordo, e qualcuno lì ai box, non dico che si è sentito mancare, però ha detto no, che può scendere la catena, non si sa mai, che può, si può incastrare un galleggiante del carburatore, le pensavano tutte, no? Perché mancava quel maledetto mezzo giro per coronare un sogno mondiale, che era il primo mondiale per l'Aprilia nella storia. Non aveva mai centrato questo obiettivo in 2,50. Per Biaggi è il primo trionfo in carriera. Non è passato molto tempo da quel pomeriggio d'estate a Valle d'Onga. Fu per me un momento magico. La prima volta, come in tutte le cose, non si dimentica mai. È un giorno di festa anche per l'Aprilia, che batte i giapponesi per la prima volta in 250. Non sono molti gli ostacoli che possano impedire a Biaggi il bis nel 1995. Max era comunque uno da seguire, era uno da ammirare, perché era il campione che stava dominando in quegli anni lì la categoria 250. Cercavo di imparare da lui, rubare qualcosa, quelle che erano naturalmente le capacità e i piccoli trucchi per diventare quello che poi lui è stato, ancora oggi lo è, un campione, e poi mi ha permesso a me, dopo anni, di essere. Una caduta a Suzuka sotto l'acqua non lo fa preoccupare. Anni belli, molte vittorie, molte pole position e delle gare anche difficili e delle altre che sembravano facili, però vi assicuro che ogni gara ha la sua storia e rimane lì adesso come un cimelio, però furono degli anni bellissimi. Arada e Waldman sono i nomi degli avversari di Max, sconfitti, predestinati. La stagione è trionfale. 8 successi, 283 i punti collezionati. L'inizio della terza stagione in sella all'Aprilia è da assoluto dittatore. La 250, bisognerebbe far parlare i tecnici di questo, ma comunque è una categoria, è forse la categoria più vicina allo stile di guida di Biaggi, che è un pennellatore, un bell'artista. Le curve, la guida della 250 è una guida scorrevole, non è una guida spigolosa come la MotoGP, e in questo Biaggi è sempre stato abbastanza un passo davanti agli altri. 5 vittorie nelle prime 6 gare per la moto numero 1. A Suzuka Max domina, è lui il più forte. Giro del Gran Premio del Giappone, 2,5, completamente dominata da Biaggi e la sua Aprilia, i giapponesi, ciao le moto giapponesi, ciao, doveva vincere Arada, idolo di casa, ciao. C'è Biaggi che con la sua Aprilia è imbattibile, seconda vittoria della stagione per lui.
È la prima volta che così siamo riusciti a vincere con l'Aprilia nella tana del lupo, cioè lì era Honda, Yamaha, Suzuki facevano da padrone, i giapponesi andavano da far paura su quel tracciato e non ci eravamo riusciti. Invece quell'anno abbiamo spugnato il Giappone, abbiamo vinto quella gara e anche quello fu un traguardo bello. L'Aprilia gioisce per la prima volta a casa dei giapponesi. Sono felice a dir poco. Saluto tutti, ho fatto una grande gara. Saluto tutti i miei fans, Italia, Fabrizio, Frizzi, tutti. Ciao, ci vediamo più presto. La conquista del terzo titolo consecutivo sembra una formalità, ma Biaggi deve fare i conti con la crescita di Ralph Waldman, che prova a resistergli fino alla fine. Ralph era stato veramente un corace, uno che non mollava mai, era duro a morire e lo trovavo in ogni situazione, bagnato, asciutto, intermedio, lo trovavi sempre lì, era spalleggiato da una squadra valida. Il tedesco fa paura, Max è in crisi, decisiva l'ultima gara in Australia. Biaggi ha un solo punto di vantaggio su Waldman. Vince il mondiale. Chi finisce davanti? E il Corsaro Nero vince, mentre Waldman deve inchinarsi al nuovo re della 250. È il terzo mondiale consecutivo. Biaggi in 250 vinse tanto perché era bravo, perché era un pilota velocissimo. Aveva alle spalle una storia meravigliosa, di quelle che vorremmo sentire sempre raccontare. È uno che è salito in moto a 18 anni per la prima volta e si è ritrovato presto ad essere un super campione. Era una bellissima favola, supportata dal talento. Aveva sicuramente in Aprilia il vantaggio di usare un mezzo che era veramente eccellente, cioè era una moto tosta, era una moto apposta, era una gran moto la Aprilia che utilizzava Biaggi, questo gli dava un piccolo vantaggio che lui però completava mettendoci del suo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al mio successo, voglio dire mille grazie all'Aprilia che è una grandissima moto, va veramente forte e bene, qui si è comportata alla grande, tutte quelle persone che lavorano nell'ombra, dalle persone che lavorano al banco prova, Filippo, gli altri e tutti, voglio ringraziare tutti, il commerciale, chi non c'entra, però hanno fatto un gran lavoro. Ma la festa non dura molto. Andai a parlare con l'Aprilia annuale perché mi avevano proposto di rinnovare, no? Per rimanere anche gli anni dopo. Appena entrati in ufficio, mi ricordo Beggio mi disse ah, benvenuti, come va? Sedetevi pure. Appena ci siamo seduti, io con le altre due persone che erano con me, allora noi per il prossimo anno abbiamo firmato con Arada, però ci piacerebbe comunque rimanessi anche te. Forse si pensava di essere più considerato dopo aver vinto tre mondiali, due mondiali e mezzo, perché era il terzo era in corsa.
mi ricordo che Beggio di fronte a me sul tavolo dell'Aprilia fece il numero di telefono di Biagi e lo licenziò. E Biagi non ci credeva, infatti rimase un giorno col telefonino chiuso e poi rischiò di rimanere a piedi, lo salvò la Marlboro, la Honda e poi vinse il mondiale perché francamente tanto di cappello. Infatti la prima mi aveva trascinato fino a quel punto per poi dirmi ok basta, trattativa finita, però non avevo più tempo per ordinare le moto, per far ordinare dal team dove sarei andato per correre la stagione 97. Il tre volte campione del mondo rischia di rimanere a piedi, ma alla fine arriva la chiamata della Honda del vecchio amico Herb Kanemoto. La moto giusta per mettere i puntini sulle i. Max era, quando è arrivato nel 97, in 250, era il pilota da battere, era il pilota che la categoria 250 la conosceva benissimo. Dirò che nel 97 è stato molto facile di lavorare con Max, che dominava bene la categoria, diciamo. Anche se la nostra moto non era una dei più performanti. Abbiamo dovuto lavorare duro, però è stato un anno fantastico. La prima gara della stagione 97 si disputa in Malesia. È un trionfo tutto per Biagi. Pole position, vittoria e giro veloce. Arada, il giapponese che gli aveva soffiato il posto, è secondo. Una vittoria netta con 10-15 secondi di vantaggio. E fu un'emozione pazzesca, quello fu un ricordo fantastico, perché certe cose bisogna viverle per poterle sentire che sensazione hanno sulla pelle. Il corsaro batte tutti anche al Mugello, ma paga molto cara la squalifica in Olanda. Essendo riuscito a cambiare in tempo una gomma sulla griglia di partenza, Biagi è costretto a 10 secondi di penalizzazione. Ma il romano non rispetta l'indicazione di rientrare ai box e per lui arriva la bandiera nera. Imbufalito, Biagi si riprende la rivincita nella gara successiva a Imola, battendo in volata Olivier Jacquet. Bellissima gara, grande soddisfazione soprattutto perché siamo tornati da un momento difficile dell'Olanda, squalificati ingiustamente con 10 secondi di stop and go, troppo, spero che riguarderanno il regolamento, comunque non ho mai reclamato, né ho fatto reclamo né niente, sono un tipo che incassa e dopo accumula dentro, riesce
a buttarla fuori questa rabbia nella moto con spinta, e questo mi ha portato alla vittoria oggi. A 3-4 Gran Premio alla fine ero meno, mi pare, 20-30 punti dal primo in classifica. Negli ultimi 3-4 Gran Premio ho recuperato tutti i punti e mi sono giocato la vittoria sempre con Waldman in Australia, a Phillip Island, l'ultimo Gran Premio. L'ultima recita è ancora australiana. A Max, per fare il poker iridato, basta controllare gli avversari. Biaggi mostra i muscoli solo nei primi giri, poi con Waldman ha lanciato verso un'inutile vittoria. Il romano si accomoda al secondo posto in attesa della bandiera a scacchi, in attesa del quarto titolo mondiale in 250. Quando vinci devi avere tutto, devi avere una grande squadra, una grande moto e devi essere un grande pilota. Questo è fuori discussione. E questo può anche essere una vittoria casuale, ma quando riesci a fare poker come ha fatto lui, è sicuro che devi avere una grande moto, una grande squadra, ma devi essere un grande campione. Dunque Biagi vinse con l'Aprilia 94, 95, 96, poi 97 passò con la Honda. Di fatto ha realizzato un'impresa notevolissima, perché va da sé che dopo aver vinto tre stagioni con un Aprilia, poi passi alla marca rivale, vince anche con quella, vuol dire proprio che sei il più forte di tutti. Nessuno come lui, neanche Phil Reed. Anche lui è re per 4 volte, ma non consecutive. Una piccola grande rivincita, anche nei confronti dell'Aprilia. Mi hanno detto bye bye, non ci servi più perché noi abbiamo una moto superiore e riusciamo a vincere anche senza di te. Questo hanno voluto dire in pillole, lasciandomi a piedi senza spiegazione. E io purtroppo a novembre mi sono trovato campione del mondo disoccupato. Questo perché forse la voglia di vincere anche se con un altro pilota e provare che la moto è imbattibile. Ma questo a me mi ha dato un'ulteriore motivazione. E oggi essere riuscito a vincere il mondiale davanti alla loro moto mi dà una soddisfazione incredibile. Tempo di nuove scelte, è tempo di diventare grandi. La classe regina chiama, Max risponde. È il 1998, il Corsaro dopo 4 mondiali in classe 250 sale su una Honda 500. Mi trovavo bene, mi trovavo con una moto che faceva bene o male quello che volevo fare, riuscivo a esprimermi in un team che conoscevo, che era il team Canemoto. Avevo dei meccanici che conoscevo anche da tempo. Il debutto è in Giappone. L'esito è già nella leggenda. Gran Premio del Giappone a Suzuka, anno 1998. Arriva Max Biaggi da debuttante con la Honda 500. Era andato forte Max nei test invernali, però nessuno si aspettava qualcosa da lui nella prima gara, soprattutto su una pista difficile come quella di Suzuka, sulla quale peraltro lui aveva già vinto anche in 250. In Giappone siamo andati per la gara, quando si è presentato il monitore pro ufficiale sono riuscito a fare la pole, una pole pazzesca poi. Che mi sembra che Duan, che era il campione del mondo in carica, terzo, aveva preso un secondo e sette, un secondo e cinque. Si
fin dalle prove si vide un Max scatenato e addirittura conquistare la pole position. Fare la pole position a Suzuka, l'esordio in 500, fu veramente una cosa incredibile. Suzuka, pur essendo uno dei circuiti più difficili di tutto il Tour mondiale, mi pareva così che fosse semplice, una cosa naturale. Max aveva una rabbia agonistica, una voglia quel giorno che veramente nessuno l'avrebbe battuto. Ci chiedevamo come è possibile, ma è possibile che è così semplice questa moto da guidare? Dimostrazione che lui è un grande campione, su questo non ci piove, cioè dovessi dire che voto dare sportivamente a Biagi un bel 9,5 lo si dà sicuramente. Poi in testa quella gara e sono riuscito a vincere, fantastico, una roba indescrivibile. E poi ancora oggi, insomma, è rimasto per me un fiore all'occhiello, perché di tutti i piloti ancora in circolazione sono stato quello che poi è riuscito a centrare questo obiettivo, forse è l'unico, però bello. Nessuno come Max. La vittoria al debutto stupisce tutti. Ma correre in 500 nel 1998 significa scontrarsi contro un certo Mick Doohan, il riferimento di casa Honda, il simbolo del moto mondiale. Doohan è sempre stato un pilota forte e difficile da prendere in contropiede. Ovviamente aveva anni di esperienza, veniva dalle moto superbike, non ha mai corso con categorie piccole e poi ha fatto tanti anni in questa categoria. In Italia è l'australiano a finire davanti, il romano è secondo. La rivincita è a Brno. Sulla pista di Max, Doohan scompare. C'è gloria solo per il corsaro. Passaggio sul rettilineo ho pensato bene di provare a impennare la moto, ma sapevo che sarebbe stato difficile perché lì sei in quarta marcia vicino al rettilineo e quarta marcia è un rapporto intorno ai 200-220 km/h. Invece le ho dato una strattonata, la moto pian piano si è sollevata, poi tutto un colpo è venuta su perché c'era un vento forte, si vede che ha preso l'aria al sotto della carena, la pancia, e ha fatto tipo vela. E mi ha scaraventato su, che non me l'aspettavo, in un secondo. Ma quando sono riatterrato, circuito davanti della moto anteriore piegato, cupolino rotto, serbatoio abbozzato, tutte queste cose qua non sono apparse. Ho fatto un danno pazzesco, perché con la testa sono andato avanti, ho fatto un danno. Più una botta dove non ti dico dove. E sono rientrato ai box, una vocina un po' più piccolina, perché avevo dato una botta pazzesca. Mi sembra questo sogno che si sta avverando, però io spero di non svegliarmi e continuare a sognare, chissà che porti fortuna. E poi voglio ringraziare il mio team perché ha fatto veramente un buon lavoro. Sabato abbiamo avuto qualche problema,
ma oggi la moto era veramente ok. Dunque, grazie a tutti, a mio babbo che mi sta sempre vicino e Anna che mi ha portato veramente fortuna. Non so se la conosci te, ma non fa niente. A Barcellona Max subisce, Bail e Crivillé finiscono a terra. A 9 giri dalla fine, Biaggi e Barros si passano più volte il regime di cartellino giallo. Ma hanno dato durante la gara una bandiera, la bandiera gialla. Ma io l'ho vista in fondo a rettilineo, ma in fondo a rettilineo sei 300 e passa chilometri orari, è difficile. Pare che insomma Barros, che era davanti a lui in quel momento, vide le bandiere prima di Biaggi, quindi tolse gas. Biaggi non se ne accorse subito, lo superò, salvo poi due curve dopo essere ripassato ancora da Barros. Insomma non ottenne nessun favore da quella bandiera gialla e soprattutto la dinamica dei fatti disse che non l'aveva proprio vista, ma l'avrebbe vista un attimo dopo. Insomma, questo sorpasso era fortuito, non era voluto. La penalità è ovvia. Il brasiliano la sconta, Max no. Il risultato è uno solo, la squalifica. Però gli fu esposta il cartello di rientrare per right through o comunque per la penalità. Lui non rientrò, entrò i tre giri regolamentari e quindi fu squalificato. Il mondiale finisce nelle mani di Doohan, la Honda ufficiale nelle mani di Crivillé. Però quell'episodio di fatto tagliò le ali a Biaggi, che aveva ancora qualche chance di vincere il titolo quell'anno. E sarebbe stato, vabbè, grande, perché era esordiente, era 98. Poche gioie nel 1999. Con la Honda non si può andare avanti. Ecco, la Yamaha. Mi erano state promesse delle cose dal presidente allora, Shinozaki, si chiamava, dell'HRC, che non ha mai mantenuto. Allora non gli ho più creduto e sono andato alla Yamaha. Promesso a inizio anno che se io fossi stato in testa al campionato del mondo 500 con la moto privata, loro mi avrebbero supportato alla pari del team ufficiale. E quando io sono stato in testa per diverse gare, sono andato a chiedergli di poter utilizzare il motore Scoppi Screamer che aveva Doohan. Noi avevamo il motore Big Ben, tutti quelli privati avevano questo di motore. Alla mia richiesta, la sua risposta è stata: oh no, Max, mistake. Ti sei sbagliato, non era così, no. Sì, mi sono sbagliato. Capito com'è? Mi ricordo quando lui andò in onda a fare la 500 il primo anno nel 98. Beh, si comportò bene perché vinse subito una gara, lottò con Doohan, però purtroppo si mise contro Doohan. Se Biaggi non si fosse messo contro il signor Doohan e avesse avuto la moto ufficiale quando Doohan si fece male, lui avrebbe sicuramente vinto il mondiale al posto di Crivillé. Se avesse vinto quel mondiale, secondo voi la Honda non lo confermava? Penso di sì. E probabilmente Valentino avrebbe avuto più problemi ad andare in Honda. Quindi sono quelle cose, le decisioni nella vita, quelle situazioni che ti possono cambiare anche una storia del motociclismo. Sudafrica, tracciato di Welcome, anno 2000. In griglia Max trova il grande rivale. Non è Waldman e neppure Doohan, ma Valentino Rossi. Non so, siamo
cose diverse. C'è stato poi, perché sai, quando diventi rivali ovviamente poi ti diventano, come dire, più sportivamente nemici, però è stato più quello che altro, no? Poi nella vita di tutti i giorni, no, ovviamente non è che ci conosciamo, però tutto qua. La prima stagione finisce male per entrambi. Tanti ritiri. La M1 è una moto tutta da sviluppare. Tra Rossi e Biaggi la ruggine è antica. I due non si sopportano e non lo nascondono. Sono stati due treni che si sono scontrati frontalmente da subito. Max in quel momento era il personaggio con le donne, la televisione, la sua amicizia con Fabrizio Frizzi che lo portava spesso in televisione. E le prime gag di Valentino sono state la bambola gonfiabile perché lui le donne non ce l'aveva, si è fatto la bambola. Insomma, però è stato tutto un lottare contro... un lottare contro fra loro due. Comunque quando ti capita è concepibile, cioè, tu sei il numero uno, salti più in alto di tutti, dopo arriva Bucca e tutte le volte ti suona come un tamburo. E lui è arrivato Rossi e gli sono girate un po' le balle, si può capire. Al Mugello i due grandi rivali assaggiano l'erba. Rossi gode tra i due litiganti. Sull'amata pista di Brno, Biaggi lascia Rossi a 6 secondi. Ma il mondiale è nelle mani di Kenny Roberts Jr. Vince l'americano, ma i media danno spazio solo a loro due, Max e Vale, le due facce dell'Italia. Suzuka, Giappone, il 2001. Inizia così. Caratteri troppo lontani, con manifestate antipatie reciproche. In parte c'erano situazioni volute molto dai media, dalla stampa. Sul campo di gara loro si sono sempre ritrovati e hanno sempre combattuto in modo, direi, salvo alcuni momenti che tutti ricordiamo anche abbastanza lealmente. In Francia il corsaro torna al successo, ma la sua M1 non riesce a essere vincente. Da quando scesi dalla Honda per stare sulla Yamaha mi ricordo che trovai una moto un po' più fragile rispetto a quella che avevo lasciato. Infatti ho avuto qualche problemino in più, però potenzialmente avevo lasciato una moto più vincente di quella che avevo trovato andando alla Yamaha.
A Barcellona la tensione è alle stelle. Dalla pista alla ring dietro al podio. In realtà c'è stato un po' di incomprensione, non ci fu mai nessun tipo di botte o cazzotti come qualcuno ha detto, ma non c'è mai stato. Al Barcellona, quando c'è stata quella, diciamo, scazzotata tra Valentino e Biagi, me la sono goduta in prima persona. In realtà ci siamo dati una qualche strattonata, ma una roba di pochi attimi, pochi secondi. Ho riso tranquillamente, perché erano tutte bagianate, come si dice, erano tutte sciocchezze. Effettivamente quello che è veramente successo lo sanno solo loro. Il regolamento parlava chiaro, no? Che ogni pilota deve avere, in quegli anni c'era due persone vicino, invece c'era il meccanico, il capo meccanico, quello della Honda Italia, il suo manager, il suo amico, cioè erano troppe persone, la scaletta era stretta e io mi sono innervosito perché io avevo solo una persona, come era giusto che sia. Ho visto che ci sono arrivati una botta col casco in faccia, un mezzo pugno, però niente di serio, avrei preferito qualcosa di più interessante. E io ho provato a passare, lui mi ha strattonato, mi ha dato una spinta così e io mi sono acceso perché ero nella parte della ragione. Semaforo rosso, andiamo, è partito bene. Capirossi da dietro, progressione spaventosa di Kenny Roberts Jr. Un po' più lento Valentino Rossi, moto gialla al centro del gruppo. Kenny Roberts Jr., campione del mondo lo scorso anno, in prima posizione in questo momento. Rossi 1, 2, 3, 4 e 5, quinto con una scheggia in questi primi metri era stato Kenny Roberts. Ci prova Biagi adesso dentro, ma va largo, è entrato troppo forte. Roberts va a riprendersi la prima posizione. Non era stato brillantissimo fino a qui Kenny Roberts, per la verità. Adesso coppia in testa con Biagi e Roberts. Adesso Biagi davanti a Kenny Roberts Junior, da dietro sta provando a recuperare Valentino. Spinge Biagi, Rossi ha preso Roberts, dentro, che staccata Rossi, dentro in seconda posizione adesso, dietro a Biagi, non molla Kenny Roberts con la sua Suzuki, la Yamaha, la Honda, la Suzuki, due italiani davanti. Max non molla, recupera punti, torna al successo, Valentino trema. Ma in Repubblica Ceca, sulla sua amata Brno, Max fa tutto da solo. 10 punti soltanto tra Rossi e Biagi. Biagi, mannaggia, si è esteso, che caduta strana, improvvisa, corre verso la moto e Rossi a campo libero davanti a sé. Riparte Biagi, ma Rossi è là davanti. Che errore, stava spingendo tanto, forse troppo, per cercare di aumentare il divario tra sé e Rossi. Ero a pochi punti in classifica da Rossi, avevo recuperato molto e niente, stavo spingendo per cercare di fare il mio ritmo. Inspiegabilmente la ruota anteriore mi ha lasciato in una curva dove non mi sarei mai detto di scivolare o comunque di perdere aderenza sull'anteriore. E infatti la moto si è appoggiata pian piano sulla sinistra e scivolata nella ghiaia, ma sono rimasto, non credevo. Che spettacolo per Rossi vedersi Biagi volare via così, scaccia un po' i piccoli fantasmi delle ultime settimane, va a vincere davanti a Crivillier. Rossi che beffa, Capirossi terzo, torna a respirare in classifica. Valentino Rossi, sesta vittoria della stagione e mondiale a questo punto davvero a tiro, chiude decimo Biagi, solo 6 punti e ora sono 29 le lunghezze tra Valentino e Max. La stagione finisce con Rossi campione del mondo.
iniziata l'era di Rossi. L'Italia è spaccata. Per i tifosi di Valentino, Max è solo un presuntuoso. Max Biaggi, un ragazzo pieno di talento, di benzina, di anche quell'arroganza e quella presunzione che servono per fare i campioni. Però Max Biaggi bisogna prenderlo a tutta coscienza, bisogna circondare quello che è lui nel momento che è apparso come pilota, sapere qual è la sua storia. Credo che lui abbia avuto a che fare con delle tali ferite o delle tali sofferenze precoci che in qualche modo hanno segnato moltissime cose. È sempre stato delle volte eccezionale, eccelso, ed altre volte ha dimostrato anche tutta quella che poteva essere la sua rabbia per la sua storia e per quello che gli era capitato. Quindi Max Biaggi è un pilota che si poteva solo amare, perché l'amore era l'unica terapia che lui poteva sentire. Con Max Biaggi avevo dei rapporti buoni, direi, perché in fondo innanzitutto lui è molto meglio di quello che sembra, che vuol sembrare, o che hanno voluto farlo sembrare, non lo so. In realtà è un bravo ragazzo, personalmente c'ha un grosso pregio, che secondo me è quello di non essere permaloso, nel senso che poi a tu per tu gli puoi dire quello che vuoi, mentre è permalosissimo, diciamo, ufficialmente, pubblicamente. Tante volte non è mai stato amato molto dal pubblico, io credo, tante volte criticato, ma perché c'era un grande attrito con Valentino e con altri. Max è un personaggio particolare sicuramente, però io credo che meriti anche rispetto, perché è un grande campione, lo è stato e lo sta dimostrando ancora. Ho sempre avuto la sensazione che fosse una persona che ha goduto poco di quello che ha preso, che la vita gli ha dato, e gli ha dato moltissimo. Ecco, Max è un rapporto da lavoro, lavoravamo insieme, però fuori del lavoro era abbastanza amichevole, era un bel rapporto. Rossi e Biaggi, guardate Biaggi che esce di scia, si porta a casa Valentino. Ha provato la volata, è passato sul traguardo prima lui di Valentino. Ci sta di fatto che Max Biaggi in questo momento è davanti. E adesso i primi due se ne stanno andando letteralmente, perché a 4 decimi e 5 decimi al giro. Al Mugello i due divertono il pubblico. Valentino Rossi e Max Biaggi, primo e secondo. Il talento contro. Il ragazzino Pony Express, il militare rissoso, il giovane campione, il corsaro amato dai suoi tifosi, riparte dal 2004. A Welcome, Biaggi mette in piedi una gara da urlo. Biaggi addosso, Biaggi addosso. Però avere la chance di stare incollati a Valentino Rossi probabilmente finisce anche per snaturare la caratteristica naturale di Biaggi, che è quella di stare davanti in solitudine. Quest'oggi si sta godendo, tra virgolette, la bagarre, si è buttato dentro con una cattiveria spaventosa. Rossi gli resta vicino. Sembra che l'abbiano fiondato davanti alla Yamaha. Mamma mia! Nel giro di 2 anni si sono scambiati la moto, si sono trovati distanti, ora sono di nuovo vicini a ruoli invertiti. Ma la giornata è destinata ad incoronare Valentino. La stretta di mano tra i due alla fine riempie di orgoglio l'Italia intera. Bravi! Bello! Grande gesto! Bravi! Hai visto che era vero? E quella stretta lì di mano vale un sacco di cose. In Germania, Max lascia il segno.
avanti, stacca Tona, e curvone verso sinistra, bisogna farla bene. Ha rischiato tenuto la porta molto chiusa Biagi, nonostante occhio, tutto ha frenato molto tardi, però ce la fa Biagi, perché adesso questa Biagi, è la curva dove Biagi fa Biagi, la differenza. Biagissimo qui Max Biagi, Max Biagi c'è, Max Biagi c'è. In Giappone la sua moto lo lascia a piedi, ma dopo 6 anni ad inseguire la Honda ufficiale lo chiama. Il sogno di Max Biaggi si trasforma in un incubo. La Honda HRC di Duan e Rossi con lui non funziona. Caduta di Biaggi. Biaggi è caduto. Biaggi è caduto. Quell'anno lì ho trovato tutte le difficoltà che non ho trovato gli anni prima. Nel 2003-2004 avevo una Honda, sì, ma era privata. Le mie gare all'anno, una o due gare all'anno le vincevamo. Sempre terzo mondiale avevo finito, insomma. Eravamo sempre tre protagonisti, invece quell'anno lì è stato un disastro. Io sono andato lì, il team era fatto, non potevo portare nessuno, portavo solo un meccanico, ma mi hanno vietato di portare qualsiasi altro perché avevano i loro, e poi era gente lì che sta lì da anni e anni. O ti porti una squadra, o hai una squadra tua, oppure subisci la loro, diciamo, poca organizzazione. Secondo me perché era un anno dove lui non aveva possibilità di sbagliare e doveva assolutamente vincere, e penso che per quello è stato difficile per lui. Abbiamo fatto un po' d'errore, un sacco d'errore, e non è stato un anno all'altezza di quello che tutti la gente si aspettava. La stagione è da dimenticare, è troppo per il corsaro. Gran Premio di Valencia 2005, questa è l'ultima gara di Max Biaggi in MotoGP. Ma anche la MotoGP non ha più offerte degne di Max. C'è la bestemmia sportiva. Che Max Biaggi non sia nella MotoGP da anni, perché effettivamente come pilota e come pilota tecnico siamo sempre nel top dei numeri uno. Davanti a lui c'è la Superbike, un nuovo mondo, nuove avventure. Prima la Suzuki, poi la Ducati, infine l'Aprilia. Io penso che lui fosse logoro, penso che lui avesse dato già abbastanza, che fosse esausto dal clima che viveva, questa continua rivalità con Valentino Rossi. Quindi ha fatto benissimo a passare alla Superbike, dove si è preso altre soddisfazioni, ha vinto qualche gara e sta continuando in modo dignitoso una carriera, guadagnando tanto sempre con moto ufficiali. Io la vedo come un'espressione di dolcezza, questo suo non voler a tutti i costi smettere. Sulla pista di Brno il 26 luglio 2009, Max e la casa di Noale tornano al successo. Un vecchio amore, l'Aprilia. Una nuova avventura, la Superbike. Questi ultimi anni io sono contento perché ho trovato comunque un campionato del mondo bello, molto competitivo, dove sono gare vere, nel senso vere corpo a corpo. Sono, come dire, sembrano le mie prime gare di all'inizio, perché c'è tanta competizione, le prestazioni delle moto sono simili, c'è corpo a corpo, e sono contento di aver ritrovato una squadra, quella che avevo comunque lasciato, comunque vinto dei mondiali in passato. È stata proprio una mia forte richiesta di averli con me in questa avventura nuova con l'Aprilia RSV4, un progetto nuovo, e rimarrò con loro ancora per i prossimi anni, vediamo fino a quando, però cioè, ho ritrovato quel divertimento e quella gente che ti rende soddisfatto quando riesci a fare delle cose egregie. Un amore nato tardi, una crescita esplosiva. 4 titoli mondiali da sogno, l'amore dei suoi tifosi. La vita di Max è una di quelle a manetta sempre aperta. Ma forse ora
Il pilota e l'uomo hanno trovato la vera serenità. Probabilmente ha trovato una compagna per la sua vita, l'Eleonora, molto tosta. Sta arrivando un figlio, è arrivato un figlio. Credo che questo sia il momento più bello della sua vita. L'amore di una compagna, la nascita di una figlia. Max Biaggi ha vinto davvero.